Sincronizzazione. Ma sincronizzazione di che cosa? C'è la terza telecamera. Dove? Occhio! Non te lo Occhio. Dico. Ma non è vero, non c'è nessuna telecamera. Sì. Giochiamo a Nessine No, ciao! No, con me non si fa così. Ma se lo facciamo in piedi? Meglio, forse è più comodo. Star seduto, stare di sedere. È un strano. Oh, stai zitto! Nessine No, parte 2, 2. Signori, fu così. Che ciao. Dopo due anni da uno dei primi video fatti insieme ci ritroviamo qui a riaffrontare per l'ennesima volta, la seconda in realtà, ennesima no, la carta, per la seconda volta una sfida. Romana. È già molto difficile per me perché come ammettere sì. Le mie debolezze. Qualcuno di voi bravo! Si ricorderà che se c'è un gioco in cui non sono per niente bravo tutti tutti ma in cima a tutti c'è questo, il né sì né no. Inizieremo quindi con una munch test facile, per easy, e poi passeremo al basta! Guarda, tu sei seduto, sono in piedi. Perché sei al seduto? Qual è il facile? carte bambino, inizieremo subito con una prova così e non sarò io ad iniziare. Ma hai letto le regole? No, io non mi praticamente, ricordo il gioco è molto semplice, io ti faccio delle domande, tu puoi rispondere con tutto fuorché sì o no. E la risposta non va ripetuta. E la risposta non va ripetuta. Per quante volte? Nelle carte bambino 7 e nelle carte adulto 10. Ho avuto dei flashback. Per esempio, Peo... Ciao Peo, fai dei sogni? A volte. E degli incubi? Un sogno è meglio di un incubo, vero? Meglio. Quando ti svegli ricordi che sogno hai fatto? A volte. Vero? Io russo quando dormo. Oh. Hai detto no per caso? No. Sei dai. Sei mai fatto male cucinando? Uno, tantissime due, volte. Non avete tante volte. Hai al massimo. Ma che cambia il timbro vocale? Un secondo per rispondere. Uno lungo. Cioè, uno, no. Vai. Allora io dico una cosa perché ho già avuto dei flashback a forza di sentire questo. Non abusate del campanello per favore. Ma lo tengo io. Una certezza. Niente pressione psicologica sui vostri compagni. Dammi un secondo. Ti chiami Felipe? No, ma no, dai, zero secondi di tempo. Tantissimo. Cioè, devi essere tipo. Ti chiami Felipe? Ti chiami Felipe tanto. Yeah. Tanto. Dai, facciamo così. Uno, due, a seconda se chi si suona. Che okay. Vuol dire? Chi inizia? Tu. Io però inizio a chiedere. No, no. No. Io tengo il campanello. Ok, io inizio. No, no, dai, no, non voglio iniziare. Sei pronto? No. Come no, 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 no. Signori, posso non iniziare io? No, inizi tu. No, inizi tu, devi mettere la tua pressione. Voglio vedere come ve la cavate voi. Sei pronto? Sono pronto. Ok, andiamo. Allora, hai un lettore CD? No. Ma sei scemo! Non ha capito il gioco, Peo. No, è giusto. Allo, ah, ho capito no. 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 Hai detto no. No, ha detto no. Veramente. Ma che risposta è lo? Lo? No. È giusto, ragazzi. No. Hai tanti CD di musica? Tanti. Qual è la tua musica preferita? Rock. L'ascolti spesso? Moltissimo. Presti volentieri le tue cose? Beh, guarda che ti ha dato anche 3 secondi, Sto già piangendo, raga. Ok, Pio. Ma come mai reggi così poco la pressione? Pronto, Giulio? Ma aspetta, ma Pio ha perso. Stiamo giocando qualcosa. Vabbè, sono questo il primo test, bambini. Poi iniziamo con quello. Con adulto. Allora, prego, Sabrina. Prego, Sabrina. Vai, vado vai, io. Teo, fai tu. No, no, chiedi tu. No, no, chiedi tu. Gogo, concentrato. Il delfino mammifero marino, vero? Penso. Ti piacciono i delfini? Forse. Sono cattivi? Assolutamente. Hai mai visto un delfino? Quasi mai. Al mare? In piscina. In un parco acquatico? Al parco giochi. Ha finito. Ma quanto sono forte! Io e il mio Gogo siamo i migliori! Quindi, allora, zero, che strano, sei zero, non me lo aspettavo. Andiamo Giulio, sei pronto? Vadi. Sei mai andato al circo? Mai. Preferisci pagliaccio o acrobati? Non mi piace. Non mi piace? Non mi piace. Non aveva mai capito delle rigature. Non mi piace. Hai detto pagliacci? Non ho capito. I pagliacci hanno il naso rosso, sì a o no? A volte. E hanno le grandi scarpe? Assolutamente. I pagliacci ti fanno ridere? Per nulla.
E piangere? A volte. Bravo. A volte. Perché vi ricordate tutte Giulio? Queste risposte? No. Ah, no, no, io non ho sentito doppia volta. A volte. Io a volte. No. Te la do buona. Secondo me non abbiamo controllato due volte. Sei pronto, Andre? Ma aspetta, c'è una penitenza, no? Perché sennò sì, mi impegno. Chi perde? No, a me la voce cosa? Adesso chi no. Chi perde fa la penitenza che sono gli altri. No, limone con dogo, no? Aspetta, non era questo era il test carte bambino. Manca no. Andre, sì, come no? È già sì. Gara? Certo che giocava. Poi c'è gara, ma era il test. Vai. La tua voce era un test, era un test. Allora io ne ho una. Sì, siamo 1-0-1. Vabbè, 1 2 1 Vai. Fai dei sogni? A volte. E gli incubi? Quasi sempre. Un sogno è meglio di un incubo, vero? Ovviamente sì. Sognante! Una pigiama di Peo! Di niente, Peo, dopo mi Allora, come funziona? Passiamo subito alla serietà? Passiamo subito alla serietà. Ok. Passiamo subito alla serietà. Quindi smetto di sbagliare apposta? Okay. Esatto. No, questa allora, sentela che è il tuo punto. Vediamo in vantaggio Giulio e Sabri. No, però questo era un test. Nessun no, mi dispiace. No. Per ora la Peo, penitenza... non stai neanche perdendo, stai calmo. Sei se la Peo, gioca, vorresti scegliere qualcosa nel tuo video? Fammi capire. Non ti preoccupare, ora andiamo con quelle difficili da adulto. Sei pronto? Ma per me? Sì. Però mi posso schiacciare il pulsante da solo? No. Sei pronto? Ci mancherebbe. No, non sono pronto. Non devi dire no! Io ho la mano, però, okay, ho la mano calda, Peo, tranquillo. Tre. No, un attimo. Due, tre, uno, via. Un attimo, uno. No, un attimo. Dai. Ok. Ecco, roba seria adesso diventata. Si fa dura qua la faccenda. La tessera. Pronto? Io sono seduto. Sono io. Pronto. 3, 2, 1, andiamo. Qual è il tuo colore preferito? Rosso. Hai detto rosso? Giallo. Però siamo al limite, eh? Ecco, io già starei schiacciando. Esatto, per quanto mi riguarda non è, è quello che dicevo prima, non è accettabile questo. Secondo me hai il rosso, giallo. Ha ragione Giulio, questo non è accettabile, però siccome eri sotto pressione ne facciamo un'altra. Ok, però questa è, la regola è stata definita. Esatto, adesso. La regola ce l'abbiamo. Giallo. Un attimo. Allora, noi tre, allora, i tre che non giocano saranno giudici okay. Se accettare o no una risposta. Tre. Come mai ti due, alzi? Uno. Pronto? Pronto. Come mi chiamo? Sabrina. Lo sai il mio secondo nome? Ceresetta. Esatto, secondo nome, non cognome. Il terzo. Non dire il nome, di semplicemente sì o no. Perché? Sai il mio secondo nome? Non credo di saperlo. Secondo te io so il tuo? Penso proprio positivo. Cosa vuol dire? È Arturo, vero? Negativo. Sì, ma te l'hai detto bastare troppo. Era solo uno scherzo, non è stato divertente, vero? Assolutamente. Ma questo non l'hai scritto, cioè mi stai prendendo in giro. No, no. Ok. Ti piace il mio senso dell'umorismo? Mi piace. Ti ho mai fatto ridere? Moltissime volte. Hai detto sì? Non ho detto. Però all'ultima ti sei inceppato. Ma che davvero? Davvero all'ultima? Andre non lo tiene più il campanello, no, mai più. Oh, ringraziami, Peo, ci ho provato. Però mi fa male la testa. È fuso. Allora, chiariamo, yes non si può dire. O sì? No. Yeah. No. Siamo tre lingue. Tutti i sinonimi di sì e no non si possono dire. Però una domanda. Vai. Cioè, se io dico, tipo, of course, però non dico la traduzione italiana, va bene. No, facciamo no, dire. No, cioè, lo puoi dire in italiano. Ma of course vuol dire sicuro, no? No, naturalmente. Lo puoi dire in italiano. Vai, io ci sono con quelle difficili. Of course. Pronta? Pronta. Perché c'è il campanello? Si autoregolamenta. Sì. Via, mangi al ristorante? Tutti i giorni. Cosa ti piace mangiare al fast food? Questa non la è la pizza. Hai detto l'hamburger? Mai detto. Ti piacciono anche i pezzi di cetriolo che ci mettono? Troppo di cetriolini li amo! E li togli prima di mangiare? Non sempre. O ti sforzi per mangiarli? Li amo in realtà. Quando mangi in un fast food alla fine sparecchi il tuo tavolo? Sempre. Ti piacciono? L'hai già detto sempre. Hai perso! Oh. È difficile. Comunque posso dire una roba? Taglia. Come funziona, direttore? Allora, per il dubbio lo rifacciamo, presto. Ok. Pronto? Vai. Vabbè, stateci tutti attenti adesso, mi raccomando. Non solo io che ho il campanello, però. Vai. Hai un computer? Due. Funziona? Benissimo. Perché ci ho messo le mani p***o. Sì, ma smetti, già sei... Suona? Non...
Hai un computer? 2. Hai una console per i videogiochi? Switch, PlayStation e anche... Ti piacciono i videogiochi? No. E i giochi di società? Fatti con gli amici giusti. Conosci il gioco Occhio al Fantasma? Mai sentito. Davvero? Giuro. Sai giocare a bridge? Con mia nonna, c'è. E a poker? Con mio papà a volte. Pensi che vincerai questa partita? Sono la migliore, quindi... E la prossima? La prossima la vincerà Giulio. E ti piace Zelda Breath of the Wild? No, questo l'hai appena inventato tu! 2-1-1. Sei pronto? Tienilo tu il campanello, visto prima come aiutava Peo. Ma tocca a Giulio. Tocca a Giulio. Adesso poi lo tengo io. 3, 2, 1, sei pronto? Vai, Feli, vai, Feli. Sei pronto? Ah, voglio dire una roba. Non voglio rispondere perché mi tengo le risposte. Sei seduto? Cos'è? Vai. Sei pronto? Giulio. Giulio. Però non puoi rispondere così poi. Ma la prima non è una risposta che vale. La capriola è la femmina del capriolo? Non ne ho assolutamente idea. Capriola si scrive con due L? Non ho mai fatto ginnastica artistica. E capriolo? È un animale? Quindi le due parole si scrivono nello stesso modo? Non mi sono mai diplomato. Il plurale di capriola è capriole? Sono anche dislessico, penso. Anche il plurale di capriolo. Non credo di capire. Te lo dico già, non credo di capire la domanda. Il capriolo ha quattro zampe? Due L. Sei sicuro? Capriolo. Capriolo. La domanda il capriolo ha quattro zampe? Due L. E due... Capriolo, cioè una certa ha iniziato a fare capriolo. Il capriolo ha quattro zampe, tu rispondi 2L. A parte che non era finita la domanda, il mio era 2L per dire capriolo. Il capriolo ha quattro zampe, tu 2L. Ma rivedete il replay e ditemi se aveva finito la domanda. Il capriolo ha quattro zampe? 2L. Peo ha iniziato a fare capriolo. Ma quello capriole. È perché Peo che non sa leggere. Ho capito, ma io gli ho chiesto due L. Guarda, il capriolo. Ma facciamo così, cambiamo, vai, vai. No, vai, facciamo. Vai. Ho perso. Ho perso. Hai paura. Non ho paura, ho perso. Se ho paura. Due L? Due L. Vai. Vai. Sei sicuro che tocchi a te? Per nulla. Non è il mio turno? Non ho ancora capito le regole. Ok, sei pronto? A cominciamo. Vedi che però, vedete che fa le pause, non si capisce. Non fare le pause. Dico, di dirla fra e ci mette enfasi. Vai. Sei pronto? Adesso. Io non lo so più. Toglierei il punto Peo, solo che non appunti. No, non lo so. Pensavi che avessi già... Perché vai piano, lui pensa la risposta. Non penso a niente perché c'è il tempo dopo la cosa da rispondere. Pensavi che avessi già cominciato. Dammi qua. Posso avere il mio punto? Ok, questo non mi piace, vieni. Ma dai! 2-1, via! Ci sono delle parole che tu non puoi dire, ma io le posso dire? Non lo so. Hai detto sì? Non ho capito. Bene, cominciamo. Quando vuoi. È il terzo round che faccio. Come ti chiami? Giulio. Hai detto Giulio? Mai. Se dicevi hai detto ripeti la risposta ti ammazzavo. È ridicolo come nome, no? Assolutamente no. Però aspetta, un momento. Adesso le domande ve le legge a tutte Peo così. No, no. Sì. Giulio ha ragione. È no, impossibile con Peo che fa le domande. Giulio ha ragione? Fa 5 pause, tu stai per dire una roba e poi ti aggiunge. Giulio ha ragione. Ma non dice niente perché tanto Peo 0 Peo. Non infilare il cosetto. Sei sicuro? Di aver capito. Vedi, ma è fastidioso. Fastidiosissimo. 3, 2, 1, Peo contro Andre, vai. No, sei il più giovane di tutti noi? Non credo. Volevo cosa? Cosa sta succedendo? Sei sicuro? Eureka. Di aver capito come ma si perché? Gioca. Ma cosa vuol dire Eureka? Sei sicuro? Eureka. Ma non ho finito la domanda. Ah, non era finita. È questo il problema. È impossibile. Okay, riprendiamo. Allora. Sei sicuro di aver capito come si gioca? Eureka. Va bene, Giulia, abbiamo capito una cosa. È complicatissimo. Abbiamo capito una cosa, che io e Giulia stiamo a giocare, quindi ora la sfida
Andrea, prego, si sposti verso il centro. Sì, ma non le può far più le domande. No, le facciamo io e te. Okay. No, io e Giulia abbiamo un punto, voi zero, quindi la sfida è tra voi. Vai, mettili al centro. Prego, vieni al centro. Ma ho un déjà vu di questa cosa. Ah no, allora ai lati e noi al centro? No, tu sei sempre uomo campana o contrario. Uomo campana. La voglio fare domanda alla Peo io. Tre tentativi, ci sono 10 domande. Si sommano quelle che riuscite a fare, nel senso che magari nella prima ne fate 3. Oddio, ma chi tiene conto? Teniamo conto, tieni conto tu. Sei pronto, Peo? Sei pronto? Chi inizia? Peo. Vuoi iniziare, Peo? Sono pronto. Inizi tu. No, inizia Andre, così Peo va sotto pressione. No, vai, allora Andre li fai tu, Peo io. Io sono già sotto pressione. Sei pronto, Andre? Vai. Ti sei già Via, in che mese è il tuo compleanno? 4 maggio. Dicembre? Non credo. Ci sono giorni, ci sono 30 giorni a dicembre? Non lo so. Sicuro? Non lo so. Perché ho fatto le persone che fanno ripetere le cose io? Ce la puoi fare, ha fatto solo 3. Andiamo avanti, dobbiamo fare tutte e 3. Mi fai sentire come Pronto? Sono? Pronto? Ah, sì, ok, Andre, vado Ma perché ancora Andre? Perché facciamo 3 di fila, così Ok, non avevo capito. Ok. E pensavo di essere salvo. Chi è il tuo attore preferito? Johnny Depp. Hai detto Johnny Depp? Eureka. Voglio che funzioni. Ti piacerebbe incontrarlo? Solo domenica. Questa qui, sì. O la prossima. Dopo Se domani. Ti chiamasse per invitarti ad uscire a cena con lui, ci terresti? Sarei felicissimo. Hai detto di sì? Ho detto che sarei felicissimo. E dove lo... Sarei felicissimo. Ho capito, però... Hai ragione. È la stessa cosa per cui mi avete citato come prima. Però Andre, tanto pensa positivo. Stai sfidando Peo. 6 a 6, Andre. Per me vince lui. Siamo a 6 per ora. Basta, è una tortura. Se ora fai 10, tu muori 3 di seguito. Ti capita ogni tanto di sgranocchiare qualcosa prima di andare a letto? Non è mai successo. Cosa è bugiardo? Ma che bugiardo. Ma allora. Ti piacciono i sandwich? La domenica. Johnny Depp è un'altra cosa, quindi forse. Sai che la parola sandwich deriva dal nome di un conte inglese? Non lo sapevo. Qual è il tuo ripieno preferito per i panini? Fontina. E il formaggio? Non c'è. Il formaggio viene fatto col maiale? Non lo so. Nessun formaggio? Non sono ignorante, non lo so. Non lo sai? Ho capito. Ma perché a me viene a fare un discorso normale, serio? 13. Peo. Hai 30 possibilità. Allora, Peo, 13 vuol dire che ne indovini un filotto e 2 hai vinto. Cioè. Devo fargliele io per aver rischiato tra la età, Giulio. Sì. Peo, pronto, sì. Peo! Vai. Aspetta, devi fare almeno 13. Ti piace il bianco? Mi piace. Se mi mischiano il bianco e il nero, si ottiene il bianco? Si ottiene il grigio. Allora il nero? Fa cagare. Assorbi il colore bianco alla neve? Mai. C'è la neve al Polo Nord? C'è soltanto il magma. Bravo. Io qui mi fermerei. Perché? Al c'è Polo Nord non c'è il magma. Beh, però almeno è contestualizzato. No, non è contestualizzato. Ma allora dico cose a caso. No, in esatto. Il magma è ovunque. È ovunque. Come Andre hai fatto 4. No, ho fatto sì 4. 4. Cioè, mi piace quello che Andre aveva fatto 3 comunque. Allora ho fatto 4 anch'io. No. Vabbè, tanto è il totale. Sei pronto, Peo? Sì. Come ti chiami? Peo. Sei sicuro? Credo. Quindi non ti chiami Gedone? Mi chiamo Peo Jesus. Cos'è Peo? È un tutt'uno. È il suo nome. Cos'è Peo? Ferma sto tempo. Sono il nuovo messia. Cos'è Peo Jesus? Il nuovo messia. Quindi hai risposte a caso. 2, anzi 3. Ah no, 2. 2 cosa? Ah come la sorte? Non è Peo Jesus. Siamo a 6. 7. Quanto deve fare? 13. Sì. No, vabbè, lascia perdere. Devi fare 6. Di subito no, Peo. Allora, se arrivi alla 7 hai vinto. 7 è tantissimo, Peo. Non sei mai arrivato così lontano. Sei arrivato alla 3 e alla 4. 7, ma sei... Cioè, posso cominciare subito? Tantissimo. Puoi cominciare. Hai detto di sì? Ho detto che potresti cominciare se ti va. Passiamo alla buona. Ti piacciono le mele? Mi piacciono le mele. Ti piacciono anche altri frutti? Soltanto quelli verdi. Dimmi il nome di un frutto rosso. Mora. Le fragole sono frutti rossi? Sono frutti. Però è un quarto d'ora. Sì, ma se tu inizi a batter prea che risponda, cioè non si capisce più niente. Vabbè. Comunque hai fatto ci diamo un'altra possibilità. Mi dai un'altra possibilità. Stai più vicino. Sì, no, però ma solo perché ci fai pena. Ma il tempo. No, solo perché ci fa pena. Vuole farmi perdere. Ma aspetta, riniziamo proprio da capo. No, solo l'ultima. L'ultima sì, devi fare 7. Sei sicuro? 5. Sei sicuro che tocchi a te?
A volte. Non è il mio turno? Non è il tuo turno. Sei pronto? Sono pronto. Allora cominciamo. Sei pronto ora? Credo. Ma pensavi che avessi già cominciato? Non avevo capito. Cioè, intanto ce l'ho qua io il numero. Ah, ok. Cioè, tu... Va bene, iniziamo. Non cade tutto sulle mie spalle. Dobbiamo ricominciare, tranquillo. Ce l'ho io il numero. Se tu arrivi alla 7, hai vinto. Esatto, cioè, però mi devi rispondere alla 7. Alla 7, capito? Hai capito? Ho capito. Pensa un numero da 1 a 10. Pensato. Ora aggiungi 3. Ci sei? Ci sono. Ora aggiungi 6. Fatto? Fatto. Ora togli 4, ci sei? Mi sono perso. Aggiungi 5, sei pronto? Credo. Adesso sottrai il primo numero che hai pensato, fatto? Credo proprio... Credo, era la 6, ne mancava solo una! E niente. Che domanda del cavolo. Si conferma. Il cervello. Com'era quello del video di Pio? Di Sio? Il mio schiferito. Si conferma lo schiferito di questo gioco. Oh, allora, del video di Sio non hai capito niente, perché lo dovrebbe essere preferito. Il suo gioco schiferito. Questo è il mio gioco schiferito. Nonostante sia il mio gioco schiferito, continuo a sfidarlo per migliorare. Bravo, bravo, ce la farai. Non chiudiamo il video finché non ne rispondi 10 di fila. Il tuo problema è che non hai risposte pronte. Ti piace la musica classica? Mi piace. Preferisci le sinfonie e i concerti? Concerti. Hai un compositore preferito? Beethoven. Mozart è stato un grande musicista? Fa cagare. E Beethoven? L'odio. Preferisci la musica di Mozart? Spero che esploda. Sei sicuro? Sono sicuro. È sicuro, è sicuro. Conosci Bach? Batman. Dai che è quasi alla vetta, la vedo. Vai. Ma non vai, vai alla vetta. Bello, va bene. Batman. Davvero. Ti piacerebbe ascoltare la musica classica adesso? Soltanto a fianco a Robin. Sì! Quando si parla di Batman è imbattibile. Batman mi ha dato Batman. Ragazzi, non so se c'è un odore da scella qui. Sarebbe meritata. Ma facciamo i complimenti a Peo, perché se avessi in testa cose strane. Non c'è un vincitore qui. L'importante no, è che io dopo due anni tre anni, ma erano due anni. E poi comunque era uno. È riuscito a fare una carta. Quanti anni sono passati? Sei, due. Peo, vuoi dire qualcosa in tua discolpa per non saper giocare a questo gioco? 2020 arriverà presto. Io, è il mio anno 2020. La rivincita. Io diventerò il re del Nessin e no. Sì, ciao. Il re Kage dei pirati del Nessin. Voi ci credete? Batman. Diventerò Batman. Il Beyblader numero uno del Nessin e no. Diventerò andando. Il giocatore di carte su Yu-Gi-Oh! Non c'era una figura. Exodia. Diventerò l'Exodia. Non esiste, vero? Exodia. Che cos'è? Su Yu-Gi-Oh! Sì. Sì. Quindi cos'è l'Exodia? Erano 5 pezzi che se tu li pescavi tutti, anche se ce li avevi in mano. Avevi vinto. Così. Che regola? Fasulla. Che cagata è?